Prima di essere assassinata, Simonetta abbia lottato con il suo omicida cercando di fuggire. Una volta a terra, la ragazza sarebbe stata immobilizzata da due ginocchia molto forti che l'avrebbero costretta a restare prona sul pavimento. Lo dimostrerebbero due evidenti ecchimosi all'altezza dei fianchi. Per il resto, la dinamica dell'omicidio resta a tutt'oggi misteriosa. La porta dell'appartamento non è stata forzata e la serratura viene trovata chiusa.